Sono passati tanti anni, dalla prima edizione è ancora più importante oggi più di allora andare in piazza a spiegare quali sono le buone pratiche e perché. Allora, intanto andiamo in piazza in maniera diversificata, no? Come il sistema si adegua, abbiamo 500 piazze, di queste 500 piazze 300 saranno virtuali, quindi in qualche modo noi stiamo venendo anche incontro al momento e alla situazione che tutti noi stiamo vivendo di questa ripresa importante delle attività sociali, chiamiamole così. È importante perché tutta la costruzione che noi facciamo nel sistema di protezione civile ha senso se poi riusciamo a comunicarlo al cittadino, se il cittadino in primo luogo è artefice delle proprie azioni nel momento in cui si trova all'interno di un evento emergenziale, ma anche quando si prepara all'evento emergenziale, quando richiede pianificazione, quando richiede sicurezza. Io non rischio, oramai siamo all'undicesima edizione, è un format che funziona perché è il cittadino esperto, volontario di protezione civile che su basi scientifiche, con la formazione scientifica, aiuta gli altri cittadini a comprendere questo percorso. Il rischio zero è impossibile da raggiungere, però il rischio non fa notizia. Al tempo stesso il fatto che i volontari siano in piazza è una notizia in tempo di pace. Ma sì, intanto è vero, la prevenzione non fa notizia anche perché facciamo fatica a percepirne, come dire, gli effetti positivi. Però lo ha dimostrato anche l'anno e mezzo, i due anni che abbiamo vissuto difficili, il cittadino ha bisogno di certezze. Ecco, il volontario di protezione civile è un po' questa certezza su tanti tipi di rischi e credo che sia veramente l'elemento che connota il Servizio Nazionale di Protezione Civile. Anche per arrivare ai nuovi progetti, la Toscana è un territorio fragile, come del resto è fragile tutta l'Italia. Ci accorgiamo di questi momenti solo quando ci sono grandi eventi, terremoto Centro Italia, grandi allagamenti e quant'altro. Ma come può venire incontro anche la tecnologia con nuovi progetti per facilitare la prevenzione, anche in termini di allerta? Penso all'uso dei telefonini, all'uso della comunicazione prima e dopo. Ma certamente il tema della comunicazione e dell'informazione è un tema che trova nella tecnologia dei punti di riferimento importanti. Ci sono vari progetti che sono anche lo studio, anche sistemi di allertamento. C'è da dire una cosa però, non pensiamo che la tecnologia possa sostituire tutto. Il sistema di allertamento è importante, ma nel momento in cui il cittadino sa poi cosa deve fare. Quindi accoppiamo sempre tecnologia, buone pratiche e conoscenze dei rischi e del territorio. Un'ultima battuta sui giovani, perché alle nostre spalle ci sono tre manifesti disegnati dagli studenti del liceo artistico di Siena che concorreranno a promuovere Io non rischio in Toscana. Il coinvolgimento dei giovani quanto è importante sia in termini di prevenzione sia in termini di partecipazione per la protezione civile e per Io non rischio? Ma è essenziale, il futuro è dei giovani e sono loro che saranno poi molto più tecnologici di quanto riusciamo a esserlo noi. E la percezione del rischio passa attraverso una formazione culturale che deve avvenire anche nelle scuole, ricordiamo anche i programmi che stiamo seguendo con le attività di formazione scolastica a tutti i livelli. I giovani sono coloro che veramente erediteranno questo sistema tecnologico e questa capacità di comunicare il rischio, ma non solo lo erediteranno, ma noi vorremmo che fossero gli artefici. Per questo bisogna intervenire soprattutto dall'inizio, proprio per aiutarli in questo percorso, e loro aiuteranno noi a comprendere meglio tanti meccanismi.